Amici giallorossi, un saluto da parte di Davide Mescoli e benvenuti ad Abano. Oggi i leoni affrontano i lupi e Esteluparense. Il derby non è mai una partita come le altre. Divertiamoci! Gervini parla a cercare Podestà. Stop il 10 che prova anche a cambiare ritmo. Sovrapposizione dall'altra parte di Colazzini. Lo vede Podestà. Colazzini parte il cross sull'esterno della rete. Punizione per l'Este. Fischia Macrina. Parte Piccardi. I soliti 6 e mezzo per l'Este. Parte Piccardi, Podice lontano, una carambola, palla che torna rossa! Davide! Rosso! 1-0! Ecco il replay, Podice allontanato di testa, una carambola e rosso, di forza, di voglia, porta avanti l'Este. Gervini, palla per Colazzini, si stacca dai blocchi Gervini. Eccolo qui il 6, una prateria per lui. Parte il cross sulla testa di Titi! La pareggiata subito la Luparense, 1-1! Ecco le play, Gervini la mette in mezzo, svette di testa Kitty che prende l'ascensore, batte Moroni e fa 1-1. Fischietto in bocca per Macrina, finisce il primo tempo. È 1-1 tra Est e Luparense. Tutto pronto per il secondo tempo. Fischietto in bocca per Macrina, fischia e allora si ricomincia. Possesso per l'Est, solito lancio di dalla Bernardina a cercare Zanetti. Testa e prolunga per Kogo, stop per l'11 e destro. Debole però, nelle mani di Sperandio. Adesso Luparense cerca un guizzo. Parte il cross su Gnago, ma Moroni allontana molto bene. Da quelle zone c'è Martini, stop. Adesso Fasolo vuole provare a partire. Pedinato a Susano, ma torna buona per Osorio. Adesso si apre il campo per la Luparense. Dall'altra parte arriva velocissimo Podestà, visto servito, taglia il campo Podestà. Esce Moroni, ha capito tutto Moroni. Punizione per la Luparense. Fischia Macrina, i 7 a saltare. Parte il cross ancora Moroni, come Superman, determinante. Cavallini, palla per Martini, stop del 19, uno sguardo in mezzo e destro sul fondo. Adesso avanzano i lupi, solita sventagliata a tagliare il centrocampo, buona la palla per Rossi, da lì c'è Piccardi, Rossi ancora col destro, Moroni, da lì oggi non si passa. Osorio cerca un guizzo, trova Domenica, stop del 2 che da lì può anche calciare, lo fa col destro, palla alta. Ultima azione, tutto in the box. Lancio dalla Bernardina a cercare qualcuno di testa, ma esce Sperandio, cala il sipario, finisce 1-1 tra Est e Luparense, finisce in parità il derby. Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento in trasferta contro il Caravaggio. Un saluto da parte di Davide Mescoli.